Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale Anna Luce Mamma che tocco. Oggi tips per il caldo eccessivo, quindi tanti consigli per stare fresche il più possibile e rimanerci, visto e considerato che si muore. A tal proposito chiedo scusa in anticipo se vedrete i miei capelli svolazzare, non è dalla regia che mi fanno questo effetto, ma è il ventilatore, perché sennò si muore. Va bene, il capello qui, ok, non fa niente, lo troveremo, no. Va bene, lasciamolo lì, vuole stare lì. Allora, procediamo velocemente. Primo tips, lo so, è banale, però io lo devo mettere perché io ci vivo di questa cosa, il ventaglio. Ovunque ne trovo uno carino e simpatico, lo acquisto. Questo ad esempio l'ho acquistato in un negozietto a Nocera alla modica cifra di 5 euro. I cinesi li sono pieni e ne ho una marea. Uno fisso nel comodino, uno fisso nel mio vanity table per asciugare i tonici o le basi viso, piuttosto che il fissante del make-up. Di tutto, io ce l'ho sempre, mi piace sventolarmi ovunque vado, me lo porto nella borsa ed è il mio più grande alleato. Vi ripeto, ovunque ne trovo uno carino, lo acquisto. Ma procediamo velocemente. Poi, lo so che sembra strano, ma in realtà è un consiglio che io vi do col cuore. Lavate i pennelli spesso, la mattina. Quando vi mettete il pennello sul viso pulito, fresco, lavato, vi assicuro un'altra cosa quando vi truccate. Sembra assurdo, ma è così. Anche la spugnetta io la lavo tutte le volte che la utilizzo. E a volte la lavo spesso, la lavo. Soprattutto la mattina, perché così è bella fresca, bella inumidita, oppure la spruzzo, spruzzo i pennelli di acqua termale, la prima, insomma quella che ho in uso al momento, e vi assicuro che vi truccate proprio con un'altra sensazione. Io ovviamente quando mi trucco mi rilasso, mi piace, quindi mi metto anche il ventilatore vicino, potrebbe essere un'altra idea. Però ecco, vi ripeto, i pennelli puliti, freschi, sono un'altra cosa e io ve lo consiglio, perché ovviamente non bagnati, magari li mettete la sera prima, li lavate la sera prima, però è un'altra cosa, anche a livello proprio di pulizia e di igiene. Io soffro spesso di brufoletti, di estate si soffre di più, di punti neri e così via, e quindi io vi consiglio la pulizia dei pennelli, è il mio secondo consiglio. Il mio terzo consiglio, come anche vi ho anticipato, è l'acqua termale, sempre, dove e comunque, sempre, ovunque e comunque. Allora, al momento io sto utilizzando in casa questa di Avène Eau Thermale, che è un'acqua lenitiva addolcente per le pelli sensibili. Io mi trovo bene con tutte, la Roche-Posay, Jonsac, sono tutte insomma ottime, ottime, ottime. Ovviamente ci sono quelle più bio, attento al buonici, questa io la trovo in parafarmacia, l'ho acquistata alla modica cifra di 10 euro e c'è anche la piccolina in omaggio che io tengo nella borsa. Sì, perché io me la porto anche appresso e me la spruzzo sempre e dovunque, sul viso e sul corpo. Ottima, ottima, ottima per la serie, approfittiamo, soprattutto come adesso che c'è il ventilatore sparato, è proprio una mano santa, guardate, ottima, ottima, non potete immaginare il relax. Va bene, ottima, 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 questa va bene anche sul viso, quindi comunque e ve la consiglio. Ovviamente insieme a questa per il corpo il consiglio va di pari passo. Io consiglio per il corpo anche acque profumate, che io uso tanto d'estate quando sto in casa, profumate. Questa in particolare della Perlier, la Voglia Matta, acqua profumata per il corpo al mentolo. Questa l'ho trovata in offerta da questa Avène sui 4-5 euro, ottima. Hanno delle, voi ovviamente sentite la profumazione che più vi piace, vi sentite questa profumazione fresca sul corpo, è ottima, 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 ottima. Poi, bagno schiuma, come non consigliarvi il bagno schiuma? Ovviamente una persona d'estate sta gocciolando ovunque, l'acqua ovunque, va bene, io che non l'ho asciugato prima di prenderlo dalla doccia, va bene, non ci pensiamo, andiamo avanti. Prima o poi porterò a casa questo video,
Allora, si fanno più docce in estate, è normale, ma io tendo a utilizzare d'estate questo tipo di bagno schiuma, questo in particolare della CBC, l'ho provato da mia zia e al mentolo, è una cosa meravigliosa, eccezionale. L'ho provato da mia zia e non è che me lo sono fatto regalare, l'ho costretta proprio a regalarmi, non è che ho chiesto gentilmente, ho fatto voglia, ciao zia Rorro. Perché è eccezionale, l'ho messo via quando erano iniziati i primi freddi perché ho detto no, io lo conservo per l'anno prossimo, effettivamente l'ho ripreso adesso, lo tengo in doccia e me lo sto letteralmente centellinando perché sul sito della QVC non l'ho trovato, ma comunque in giro ho notato che ci sono diversi tipi di bagno, ecco, sto schizzando comunque, diversi tipi di bagno schiuma rinfrescanti, allora questo lince è quello che è, non è un buon inci. Partiamo da questo, c'ha le sue schifezze all'interno, ma per la serie chi se ne frega? Ma chi se ne... Perché ragazzi, questo è particolare, è ghiaccio sul corpo, vi assicuro che è una sensazione meravigliosa. Magari voi tornate dalla piscina o come mio marito che la mattina corre dopo un allenamento, ma noi siamo dipendenti da questo bagno schiuma, lo utilizziamo entrambi, ne basta pochissimo, vi rinfresca tutto. Ma vi dico bello bello bello, io certe volte come me lo sto centellinando, la prima passata la faccio con un bagno schiuma normale, mi faccio il mio scrub, mi metto il mio olocorpo e prima di uscire dalla doccia l'ultima passata la faccio con lui, è una situazione, è una sensazione meravigliosa. Oppure quando salite dal mare o venite dalla piscina, quindi uno è accaldato, vi assicuro che non c'è una sensazione più bella. Questo era comunque bello grande, 500 ml, ma io se lo dovessi ritrovare sul sito anche in combo con qualche altro prodotto, io lo riacquisterò perché vale, vale tutti i soldi che costa, anche 20-30 euro, ma vi assicuro che vi dura una vita, perché a me è il secondo anno che lo utilizzo d'estate, perché questo è uno dei classici che va utilizzato d'estate, anche perché il Pao di 12 mesi lo consente, d'inverno vi gelate, cioè io che cerco la bell'aria calda che mi va sulla schiena addosso, questo non è proprio il caso, ma vi assicuro che d'estate vi migliora la vita. Altro step sono, a parte gli idrolati, come dicevo prima, l'acqua termale, i vari idrolati che io spruzzo sul viso a piacere, che spesso metto in frigo. Ah, questa, scommetto che non ci avevate pensato a questa cosa, io li poggio nel frigo e poi dopo spruzzo e vi assicuro che magari, ecco, se si avvicina un ventilatore o quant'altro, ecco, adesso mi sono tutta lucidata, non fa niente. I miei video sono belli perché sono nature, sono molto caserecci, ve li consiglio, questo in particolare della Savonaria, l'idrolato di rosa, qui ci aggiriamo intorno ai 4 euro, è fattibilissimo, io lo metto anche nelle maschere, lo mixo a tutto, lo utilizzo come tonico, me lo spruzzo durante la giornata, fanno tutto, ovviamente non hanno questo tipo di spruzzino, hanno un tappo normale, lo spruzzino costa a parte mi pare 50 centesimi che è fatto proprio dalla Saponaria per piazzarlo qui sopra e vi assicuro ve lo consiglio tantissimo. Un'altra tip anticaldo, io porto sempre con me in borsetta, oltre all'acqua termale, uno spray protezione, questo in particolare della Roche Posay, pagato intorno ai 10 euro, sempre in offerta col 20% alla parafarmacia sotto casa mia, 75 ml, buono, buono, buono. E mi trovo benissimo perché a me piace ripassarmi la protezione soprattutto d'estate, io vado in giro, cammino, mi espongo al sole anche se non direttamente e me la spruzzo e oltre a darmi la protezione solare c'è anche quel momento in cui rinfresca, perché ragazzi c'è poco da dire, fa caldo e bisogna rinfrescarsi, cioè mangiando un gelato certamente, una granita qua e là, però io utilizzo anche questi tip sul corpo perché sinceramente letteralmente mi surriscaldo, inizio a sudare e mi dà fastidio.
fastidio. Quindi prima che ciò avvenga tendo sempre a rinfrescarmi. Questo è un altro consiglio che vi do, perché così oltre a rinfrescarvi voi avete anche la protezione solare, che male non fa, perché il sole fa male, soprattutto le pelli sensibili come le mie, vi fa uscire le macchie. Vedete questa macchia qui? Non sono i peletti, no, sono macchie solari. Gli ultimi due consigli, siamo arrivati alla fine, vi lascio quasi. Questo, ragazzi, questo io non mi ricordo quanto costa perché l'ho comprato l'anno scorso, ma è la salvezza della vita. È il prodotto migliore del mondo. Ve lo consiglio, compratelo. Voi dite sì, ma che cos'è? Ve lo spiego subito, non ci fate caso, io mi gaso quando ho questi prodotti meravigliosi tra le mani. È un doposole crema reidratante e lenitiva, viso, collo e décolleté, fissa e prolunga l'abbronzatura con acido ialuronico, attiva efficacia, mallo di noce, olio di anguria, carancia, lampone, vitamina A ed E. E come se non bastasse a tutto questo, c'è in aggiunta l'effetto ma che ve ne frega, cioè personalmente quando un prodotto è così buono, ragazzi, questo prodotto fa effetto freddo, effetto ghiaccio sul viso. Ma la cosa più bella, voi tornate dal mare, vi lavate, vi fate la vostra skin care, fate tutto quello che volete, ma anziché applicare la crema applicate lui. Ora cosa succede? Io all'inizio, la prima volta in cui l'ho applicato, ho detto cavolo, non fa l'effetto, non fa nulla. No, è meglio, cioè l'effetto cool parte dopo 10 minuti, 7-8 minuti che l'avete applicato, quando voi siete usciti dalla doccia e avete un ritorno di calore. Cioè io dopo questo, io con questo prodotto riesco a non avere il ritorno di calore. È fenomenale, perché vi ripeto, l'effetto cool non lo fa come lo mettete, lo fa dopo pochi minuti. Ragazzi, è meraviglioso, è idratante, non ingrassa la pelle, fa effetto cool, voi non sudate. Cioè io dopo la doccia d'estate ho un ritorno di calore, che sudo 7 camicie, non riesco a capire perché, lui non me lo fa più venire. E infatti lo utilizzo e lo riutilizzo. Questo è dell'anno scorso, ha un paio di... no, 6 mesi? Sì, credo che dovrò cestinarlo, mannaggia. No, è testato per 6 metalli. Ha un paio di 12 mesi, quindi ancora qui è testato a tutte le certificazioni del caso. La marca si sa, è un'ottima, ottima marca. Non è testato su animali e ha un paio di 12 mesi. Ma ho intenzione già di ricomprarlo, perché io non posso sopravvivere senza questo prodotto. Io non lo trovavo inizio estate, stavo impazzendo, lo volevo ordinare. Quel giorno che ho detto mo lo ordino, perché purtroppo la parafarmacia dove mi fornisco io, il negozio che ha un po' tutta questa marca, ma non li ha sempre a terra, quindi lo devo ordinare, dove l'ho preso anche l'anno scorso, però poi l'ho trovato e quindi ovviamente lo proverò, nel senso che vedrò se continua ad avere la sua azione, vi farò sapere eventualmente. Ma ottimo, l'ho trovato da poco, io lo adoro, perché anche perché noi torniamo dal mare, che io faccio tutta la skin care della sera, no, mi lavo e poi metto lui, e poi ovviamente il pomeriggio sto, mi faccio una maschera oppure mi trucco per uscire, la sera ritorno, mi strucco e mi faccio la mia skin care serale. Quindi è anche un ottimo intermezzo, magari se anche non si va al mare, ma io torno e mi voglio struccare, voglio stare il pomeriggio a casa struccata, è un ottimo alleato, perché oltre a idratare, a dare la giusta idratazione, vi fa anche effetto ottimo, ottimo, ottimo. Non costa neanche tanto, sui 15-16 euro, ora non ricordo esattamente il prezzo, però costa l'anno scorso, però ragazzi è fenomenale. Vi chiudo, vi saluto con l'ultimo prodotto della carrellata, che è il profumo. È vero, avete il profumo, ma sto profumo invece no. Il profumo può fare tanto, perché quando si tratta di profumi freschi come questo del dottor Taffi Bio al Super Monoi, è ottimo, ottimo, ottimo. È una profumazione meravigliosa, 35 ml, costa intorno ai 15 euro. Non esageratamente, sa di estate, non so a voi, ma io quando sento un profumo fresco mi riprendo, è come se veramente sentissi fresco.
è comodissimo anche da portare in borsetta se state via una giornata, quindi magari col sudore uno si vuole fare una rispruzzata di profumo, ci sta. Questo è il suo tappo. Io l'ho rotto, l'ho comprato da poco, ma l'ho rotto perché in pratica se ne è venuto tutto, tanto io lo tengo fisso là e me lo spruzzo tutte le mattine quando arriva l'estate, sa di spiaggia, sa di estate, sa leggermente di cocco, c'ha questo profumo di Monoi meraviglioso, bello, bello, bello. Io l'ho comprato sempre dal mio negozio di fiducia preferito, che è naturalmente bio, ma Dottor Taffi è una marca che si trova anche su internet, insomma. Io i profumi consiglio di provarli, di sentirli, perché tutte le volte che io magari ho acquistato qualche profumo senza sentirlo, come ad esempio quelli dell'Avon che mettono spesso in offerta, me ne sono pentita. Quindi ho deciso che preferisco avere meno profumi, ma più selezionati e migliori. Detto con questa perla ultima di saggezza e saluto, per qualsiasi domanda, richiesta, curiosità, sono sempre e comunque a disposizione. Spero con tutto il marasma di tip anticaldo che ci sono su internet e YouTube di esservi stata utile almeno un pochino così. Se vi va, se vi piace, iscrivetevi al mio canale e sostenetemi. Un bacione e alla prossima. Ciao!